fatto, sono dati provati e ci sono le carte, non sto inventando nulla, chiamate l'avvocato Chiacchio, chiamate l'avvocato della Federazione Italiana Gioco Calcio. Allora, io dico, io ho grandissima stima di Palazzi, che è uno che vuole fare pulizia, però come scrivo oggi su tutto Mercato Web, Palazzi, che è una persona eccezionale, che è una persona rispettabilissima, non può avere in una mano il fucile e nell'altra la rosa. Perché se la rosa è con la mano della rosa, hai un trattamento giustamente per Pulvirenti, 5 anni di squalifica, non c'è la radiazione, la Lega Pro con 5 punti per il Catania, dall'altra parte non puoi chiedere l'addio a 20 punti per un presidente che non ha confermato e non ha confessato perché si professa innocente. In questo caso tu devi dimostrare la mia colpevolezza. Vero che la giustizia sportiva dice un'altra cosa, che io devo dimostrare la mia innocenza, però così si fa dura. Chiudo dicendo, e voglio dare anche delle notizie, quali sono le notizie, perché un discorso è il mio commento, un discorso è notizie. Il primo grado si pronuncerà, il primo grado, ovvero presieduta la commissione dal professor Artico, si pronuncerà il 19 o 20 agosto, quindi questa settimana, per il Teramo, e dirà se il Teramo andrà in Serie D con 20 punti di penalizzazione. Io ti posso preannunciare a bassa voce che c'è all'interno della federazione un caos totale, dove il primo grado è contro la richiesta di Palazzi, che ha chiesto l'addio a 20 punti, e quindi clamorosamente Artico già potrebbe chiedere qualcosa in meno, molto in meno. Ora arrivo anche al punto. Poi subito dopo, per il 31, ultimo giorno di calciomercato, che è un lunedì, il mercato chiude alle 23, quindi i campionati di Serie B partono il 4-5 settembre, qui arriviamo al 31 che noi non sappiamo se c'è l'Ascoli o c'è il Teramo nell'ultimo giorno di calciomercato, perché il secondo grado, ovvero l'appello, la Corte di Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio, si pronuncerà il 31, quando c'è ovviamente la discussione. Attenzione, perché c'è una differenza tra primo e secondo grado. Il primo grado, oggi c'è la commissione, c'è il dibattito, e poi dopo qualche giorno escono le sentenze. Il secondo grado invece, tu questa mattina parli e questa sera ti dico qual è la pena. C'è grandissimo ottimismo nell'entourage legale del Teramo. Il Teramo è convinto, e io mi sto facendo anche io questa convinzione, che il Teramo partirà in Serie B con 4 punti di penalizzazione. Ma come? Dalla D a meno 20 alla B a meno 4. Sì, perché la responsabilità diretta è solo del presidente, esclusivamente diretta del presidente, lo dice la parola, responsabilità diretta. Tu devi avere una prova provata che Campitelli, presidente del Teramo, si è comprato la partita, o ha commesso un illecito, o ha commesso un tentativo di illecito, che è la stessa cosa. Io spero di essere chiaro, se non sono chiaro interrompetemi, perché sto facendo, spero, chiarezza, altrimenti se sto facendo confusione fermatevi. L'illecito è il tentativo di illecito, perché quando Pulvirenti dice io ho provato a comprare le partite, ma Dell'Icarri mi ha fregato perché si è preso i soldi, non cambia niente Pulvirenti, e lui lo sa, infatti ha confessato, il tentativo di illecito è uguale all'illecito. Il Teramo invece non conferma, perché dice il presidente Campitelli, ma io della partita con Savo non ne sapevo nulla, e in più dice dall'altra parte, se il mio direttore è stato che ha voluto provare a comprare la partita, deve pagare, infatti già lo abbiamo allontanato. Ma se veramente, qualora dovesse essere accertato che il Teramo ha provato o ha comprato per 30.000 euro la partita con il Savona, poi senza giocatori né da una parte né dall'altra, il Teramo Calcio non rischia niente se non la pena massima, la penalizzazione di 4 punti. Gli stessi che rischia di prendere, ma non ad agosto, quando ci sarà il procedimento a settembre-ottobre, la Ternana, che rischia 3-4 punti, e il Livorno, che rischia 3-4 punti per responsabilità oggettiva e non diretta. E poi, ho detto Livorno, Ternana, Trapani, e il Varese, che però è andato ormai a farsi benedire, quindi niente più Varese. Attenzione, perché quando Palazzi ha sparato la D a meno 20 per il Teramo, il primo grado clamorosamente potrebbe dire qua non c'è la responsabilità diretta, perché giustamente manca la prova provata, non c'è uno straccio di intercettazione e non c'è una prova. E a mio avviso il primo grado, con il professor Artico, che è una persona competente, così come Palazzi, non si prende minimamente il rischio di mandare una società che è arrivata in Serie B, spedirla in Serie D significa la fine di una città, la fine di una famiglia, la fine di una squadra sportiva, che sinceramente in questo caso, se ha sbagliato è giusto che paghi, ma se ha comprato, e se ha comprato il presidente qualcuno, è giusto che lo dimostri.
Grazie Michele, fatto, come è stato chiarissimo. Chiarissimo. Io spero di essere anche chiaro. Gli ospiti, ma però stato... anche sul Catania ci sono ulteriori aggiornamenti, se vogliamo, però tu ti sei annoiata. No, 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 tra l'altro stavo, mi è capitato di dire annoiata, no, assolutamente, anzi, ti stavo ascoltando attentamente, stavo leggendo alcuni tweet che la regia ci stava passando e mi avrebbe fatto piacere tu avessi risposto, adesso non so vai, se vai, se volete io sono pronto. A recuperarli i tweet che stavano arrivando, se no, vabbè, se vuoi darci invece aggiornamenti di mercato, noi siamo... Eccoli, guarda, eccoli qua Michele. Vai. Allora, TV dello Sport, Michele Cricitello, ma il Catania, i suoi intrallazzi, li ha fatti da solo o con altre squadre? Bravissimo. Silenzio assoluto? No, allora, anche qui c'è un grandissimo problema. Poi, per parlare bisogna leggere le carte. Io, in vacanza, ci sto bene con la famiglia, mi diverto, però al sole poi mi annoio. O leggo i giornali, ma ormai leggo solo internet, che tanto arrivano 24 ore prima, oppure... leggo gossip. Tu leggi gossip, il cameraman? No, non leggi gossip. Io mi sono letto, infatti mi hanno preso per malato, mi hanno detto ma che leggi le carte? Sì, mi sono fatto mandare le carte. Cosa fa Pulvirenti? Pulvirenti chiama Dell'Icarri e dice, infatti prendere Dell'Icarri in quel momento sinceramente non c'era una situazione di mercato tale da chiamare Dell'Icarri, che c'era, che faceva tutto Pablo Cosentino. Però Pulvirenti chiama Dell'Icarri e dice... direttore, dobbiamo di fatto provare a comprare qualche partita. Dell'Icarri dice a Pulvirenti, tranquillo presidente, ci penso io. A quel punto chiama Arbotti. Non c'è nessun collegamento tra il signor Pulvirenti ed Arbotti. Allora a quel punto Dell'Icarri dice, ok, ogni partita sono 100.000 euro. E dice a Pulvirenti, tranquillo presidente, che con il Latina, e poi parlano dei binari, e fa riferimento al numero 3. Pulvirenti quando inizia ad avere dei sospetti? Quando un giocatore della squadra avversaria che era stato indicato come il complice della combine non compare neanche nella lista. Punto primo. Punto secondo. La partita con la Ternana, Pulvirenti, siccome aveva capito che lì c'era stato un intoppo, ovvero che il calciatore in questione non era stato contattato e quindi non era stato coinvolto nella combine da lui ideata e da lui richiesta, non ha pagato l'intera somma, ma dei 100.000 euro promessi ne ha pagati 50.000. Con il Livorno non si consuma l'illecito come Pulvirenti pensa, e allora a quel punto non paga più. Con Arbotti il contatto ce l'ha Dell'Icarri. Il problema che io adesso mi pongo, Pulvirenti, e questo lo chiedo ovviamente alla Procura federale, ma anche quando parlerà il professor Artico, perché il professor Artico del primo grado è lo stesso che giudicherà il Teramo, è lo stesso che giudicherà il Catania. L'avvocato Chiacchio è lo stesso che difende il Teramo, è lo stesso che difende il Catania. Quando Pulvirenti dice, io volevo comprare le partite, Dell'Icarri mi ha detto, sì, il binario è il 3 di quella squadra, sì, il binario è il 5, ma se Pulvirenti ha avuto la dimostrazione prova provata che il giocatore non è stato... contattato, perché il giocatore in questione adesso non può trovare squadra? Stiamo parlando di Ristovski, stiamo parlando di Bernardini del Livorno, stiamo parlando di Fiammozzi, ex Varese, che ha firmato per il Pescara. Allora a questo punto dobbiamo essere consapevoli e consci di un fatto, che allora se l'illecito non si è consumato, il Catania è giusto che vada per il tentato illecito, però dall'altra parte non bisogna e non si può dare la penalizzazione né al Livorno, né alla Ternana e né al Trapani, se questi sono i fatti di oggi. Se invece la Procura federale e il primo grado e successivamente il secondo grado, se c'è bisogno di arrivare alla Corte e al Collegio di Garanzia del CONI, dimostreranno che Terlizzi, che Bernardini, che Ristkowski, che Fiammozzi invece hanno partecipato alla combine, è giusto che si prendano 2 o 3 anni. Ricordiamo che però c'è un precedente. Il precedente, sempre carta alla mano, dice che il signor Andrea Masiello, ex difensore del Bari, ha confessato l'autogol nel derby con il Lecce. E non mi sembra che il Bari abbia avuto e abbia fatto una brutta fine, anzi. E non mi sembra che Masiello dopo la squalifica sia rimasto a casa, anzi. È un difensore centrale regolarmente pagato dalla società Atalanta Calcio in Serie A. Quindi, cosa voglio dire? Che è giusto fare il percorso. È giusto avere però un unico trattamento per tutte le società e per tutti i tesserati, se vogliamo credere in questa giustizia. Altrimenti io, se fossi Berlusconi, Toir, fino ad arrivare dal più grande al più piccolo, io ho paura di questa giustizia sportiva che fa figli e figliastri, ma soprattutto accusa, in questo caso, ripeto, non vado a dormire, non conosco, l'ho visto mezza volta in questi studi, il presidente del Teramo Campitelli, e non lo conosco. Se posso giudicare all'apparenza,
è uno, ripeto, che va condannato solo ed esclusivamente per l'abbigliamento, ma se tu... No, io non ho una prova contro di te, non mi puoi accusare, non mi puoi accusare, se no altrimenti qui rischiamo davvero uno sfracello totale e accusiamo la gente, eliminiamo le società senza prove. Palazzi può portare la prova che Campitelli ha provato a comprare la partita con il Savona, mandatelo in D, ma senza quella prova non si può, probabilmente la porterà, chapeau, in questo momento non si può. Vabbè, gli altri tweet risponderai personalmente come fai sempre. No, lo fa la Terramoccia. La Terramoccia, ok, lo farà Federica Terramoccia. Invece mi chiede...